L'ansia da unboxing. Questo, via. Vediamo subito di cosa si tratta, eh. Ce l'hanno incollato. Ce la facciamo. Eccolo qua. Essential Anti-Fog Visor Shield. Bene. Proviamolo. Bene, bruciacchiati, bentornati nel mio garage. In questo video, come avete letto dal titolo e visto dall'unboxing, parliamo di una pellicola per visiere antiappannamento, questa della Oxford. Una pellicola appunto ad adattare le visiere come quelle del mio casco, che sono sprovviste degli attacchi pinlock. Casco per il quale vorrei spendere due parole, visto che è 5 anni che ce l'ho e ci ho percorso all'incirca 60.000 km e con cui mi sono trovato veramente bene. AGV AX8 Dual Evo, in questa sua versione racing è il mio preferito. Molte altre però sono le colorazioni disponibili, una fra tante è quella Carbon Look. Con la possibilità di usarlo con o senza il frontino parasole, che a onor del vero crea un po' di turbolenza se usato su moto sprovviste di un buon cupolino protettivo. Rimane comunque un ottimo casco, tuttofare, comodo e leggerissimo. Difatti, grazie alla sua calotta in fibre composite di vetro e carbonio, si attesta intorno ai 1300 grammi di peso, logicamente sprovvisto degli orpelli da motovlogger che vedete. Buona la ventilazione, garantita dai quattro ingressi frontali e i due sfoghi posti sul retro. Gli interni sono completamente removibili per una pulizia totale. Nonostante le linee squadrate che gli donano quell'aria aggressiva, ha comunque una discreta silenziosità ad andatura autostradali. Certo è che se siete abituati alla pista e ai caschi super veloci, questo non fa il caso vostro. Ma veniamo ora al suo tallone d'Achille, all'unico vero difetto riscontrato in tanti anni di servizio, il motivo per cui è nato questo video, la visiera. Sì, perché se da una parte è vero che regala un'ottima visibilità per la sua ampiezza, è altresì vero che le sue millantate proprietà anti-fog vanno a scemare col tempo. Lo dimostra il fatto che ultimamente in inverno devo viaggiare con la visiera aperta di un paio di millimetri per evitare di ritrovarmi la nebbia all'interno, cosa che nei primi 3 anni non succedeva. Al momento del suo lancio costava circa 500 euro e con 50 euro in più ci si portava a casa anche la visiera scura, per quell'aspetto ancor più maranza. Ora invece non si fatica a trovarlo in offerta sui siti specializzati con prezzi che variano tra i 200 e i 250 euro. Il diretto successore è la X9, pressoché simile nell'aspetto ma dotato di visiera pinlock, che, per chi se lo stia domandando, non è compatibile con la X8. Ora quindi rimane solo da montarla. Proviamo. Per l'installazione cosa ci serve quindi? La visiera antiappannante universale, una spugnetta, uno straccio di cotone, uno sgrassatore, un cacciavite e il casco a cui cambiare la visiera. Con il cacciavite andiamo ad allentare le viti, mi raccomando, attenzione a non perderle. Togliamo quindi la visiera. Ecco e procediamo dunque a sgrassare per bene tutto l'interno della visiera. Anche l'esterno, perché già che ci sono, con il panno di cotone andiamo a tirare bene tutta l'umidità in modo che sia asciutta e pulita. Andiamo con l'interno. Bene, siamo arrivati al momento clou. Vediamo se ci riesce l'operazione. Diciamo che ci sta proprio giusta, 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 eh. D'altronde è il rischio delle cose universali. Proviamo. Tutorial dicono di stendere bene il plexiglass della visiera, io ho una paura
Può dire fottuta nei video? Non me lo abbiamo detto. Allora, compiacevo. Bisogna farla aderire bene. Bene, non resta che provarla. La rimontiamo e la proviamo. E mentre io vado a testare questo prodotto, vi do appuntamento al prossimo video. Vi ricordo di mettere like se questo video vi è piaciuto, di condividerlo se vi è stato utile, e per te che sei di passaggio iscriviti. Ciao.